Ciao amici e amiche, è domenica e sono andata a fare un po' di spesa. Piove tantissimo, quindi scusate i capelli, eccetera. Mi sono truccata veramente poco perché appunto per andare a fare la spesa non avevo voglia di fare chissà che make-up. Va bene, allora sono andata di corsa al Sigma, che è il market più vicino alla mia abitazione, e ho preso varie cosine che mi servivano. Allora, fazzoletti Sigma che mi servivano davvero. Poi il tè, perché sto usando il tè la mattina. Io non sono mai stata una fanatica del tè, però da quando ho preso l'influenza quest'inverno, da allora, la mattina voglio bere, quindi il tè è la cosa più indicata. Di solito prendevo il breakfast tea e invece ho comprato l'agrumas tea agli agrumi, che buono. Dunque, la Twinings fa davvero dei tè buonissimi, però i miei preferiti sono per l'appunto i due che vi ho detto. Adesso ho avuto anche un'offerta di una collaborazione per una teapot, quindi una teiera particolare, ma non so se accetterò, perché io per far presto la mattina non so neanche bene come si usano queste teiere. Non vorrei, per far presto la mattina prendo, non andrebbe fatto, lo so, un pentolino qualunque, faccio bollire l'acqua e via, insomma, perché la mattina mi sveglio sempre un po' così. Allora, per me l'importante è fare subito colazione e riprendermi. Poi ho preso i soliti tortelli che prendo sempre quando vado al Sigma, li prendo di zucca e anche la ricotta ed erbetta. Questi sono la ricotta ed erbetta, costano 3 euro l'uno e sono buonissimi. E poi da qualche parte ci saranno anche quelli, adesso sto prendendo praticamente la roba così come arriva, e ci saranno anche quelli poi alla zucca. Poi ho preso due confezioni di cotolette di pollo sottili, semplici. Piacciono anche le spinacine, però questi qui sono sfiziosi anche, queste cotolette di pollo semplici. Più che altro per i miei familiari, io mangio poca carne, sia quella bianca che quella nera, cioè nera, scusate, quella rossa mai. E la carne bianca qualche volta, ma proprio qualche volta, di solito non, però io vivo in famiglia, quindi devo pensare anche alle loro esigenze. Poi questi frullini cacao e panna per me, da abbinare al tè della mattina, questi qui, questi frullini Sigma che sono buonissimi. Poi per i miei familiari, non per me perché io mi sono messa a dieta, Nutella Bredisi, ogni tanto faccio dieta. Dieta vuol dire mangiare meno zuccheri, e meno se ne mangiano e meno poi si sente l'esigenza. Io sono dipendente, come vi ho detto, dagli zuccheri, però sto cercando un po', insomma, di diminuire e ci sto riuscendo. Allora, Nutella Bredisi, però un pezzettino, cioè a me piace tantissimo, E per me e per i miei familiari, ecco. Poi ho preso questi funghi secchi che io abbino al risotto. Poi ho preso anche lo zafferano, che costa tantissimo. Lo zafferano è diventato veramente caro. Scusate se le cose non le faccio vedere in abbinamento, ecco, però non ho molto tempo, devo andare a cucinare. E questi funghi secchi per farci il risotto. Poi ho preso una lampadina. Queste lampadine costano tantissimo, sui 4-5 euro. Adesso sono tutte così, particolari, con questi fili qui. Vabbè, c'è cioè un tempo le lampadine costavano molto di meno. Va bene, va bene. Le penne Barilla, penne spaghetti d'altra parte sono è la pasta che si fa di più, ecco, quindi penne Barilla. Poi ho preso queste qui che di solito non prendo, le prendevo quando i miei figli erano piccoli, però mi sembra fosse un'offerta, ho visto che non costavano molto, e siccome sono buone, piacciono tanto anche a me. Dunque, ci sono così e ci sono anche col prosciutto cotto dentro. Io le preferisco semplicemente col formaggio. Hai tre formaggi, queste, le giravolte, sono buonissime. Una voltata, una girata, due pomodorini con un po' di insalata, di lattuga, e uno praticamente ha fatto la cena. Ecco. Poi ho preso, io adoro le tartelle cuor di mela, io le adoro, le mangiavo anche negli anni 80 e la ricetta è un po' cambiata, eh? O forse sembra cambiata a me perché sono passati tanti anni, però le trovo buonissime. Le tartelle cuor di mela le trovo veramente, veramente buone. Poi ho tanti prodottini da farvi, sì, prodottini, ho tante cosine sfiziose da farvi vedere, l'abbigliamento elegante, ecco, perché sto comprando molto abbigliamento elegante perché vado a ballare, quindi voglio cambiare ogni volta. E poi piace a me anche vedere le cose che ho, perché per tutti i giorni vado vestita così. Adesso ho questo, pantaloni neri, questo qui che è della Sisley, vedete? Questo cardigan Sisley, preso negli anni 80, e io lo uso ancora, non lo butto via, lo uso ancora, lo lavo a mano, perché io le cose più carine le lavo a mano. E quindi vi devo far vedere tutte queste cosine che ho preso, questi abitini eleganti, questi
mi devo dire eleganti con le paillette, eccetera, perché in discoteca è bello andare vestiti così. E poi vi devo far vedere anche dei prodotti buonissimi, Prime Beauty. Quindi oggi questo video qua, poi appena possibile l'altro video con le cose un pochino più belle. No, non che il cibo non sia bello, non che il cibo non sia importante, però. A me piace di più far video con l'abbigliamento, elegante e col make-up. Va bene, dunque continuiamo. Allora, la fecola di patate. Ah, c'era tantissima gente, era pieno, 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 pieno. Per cui davvero ho fatto una fila, di solito non è così, però per il fatto che secondo me la gente lavora durante la settimana, no, secondo me la gente lavora durante la settimana e non ha neanche tempo di andare a fare la spesa. E quindi la domenica mattina è pienissimo. E quindi mi serviva la fecola, ci avevo quasi rinunciato perché mi ero messa in fila, poi l'ho vista mentre l'ho afferrata, la fecola di patate che per fare i dolci, io sto continuando a fare i dolci, però non faccio vedere perché ho poco tempo e se devo inquadrare diventa più, cioè ci vuole poi più tempo per, insomma, per sbrigarmi, perché a me piace mangiare, ma non mi piace cucinare, però cucino come sapete. Quindi la fecola di patate, che per me è essenziale con la farina normale, che sia zero, che sia 00, la fecola di patate praticamente rende dolci, molto più soffici e anche più saporiti. Quindi ho l'amido di mais, di solito uso, ho la fecola di patate in unione alla normale farina. Poi c'è anche la farina per dolci a parte, anche quella è ottima, però io ci metto sempre un po' di fecola di patate o di amido di mais. Poi mi serviva il cacao. L'altro giorno ho fatto la torta, che la trovate anche sulla playlist I Hate Cooking, io odio cucinare, la trovate nella playlist I Hate Cooking, la torta alle pere e cioccolato. E proprio col cacao sono andata giusta, 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 quasi mancava il cacao. E quindi lo uso moltissimo anche nei dolci, quando faccio il ciambellone variegato, ecco, però oggi vorrei farlo, ora vediamo, ho tantissime altre cose da fare, perché ultimamente. Sono venuti gli operai a mettere le imposte e a mettere anche i vetri, poi ve li faccio vedere. E quindi cioè, ho avuto meno tempo per fare insomma le mie cose di casa, bucato, eccetera, così. E quindi sono indietro col lavoro domestico e devo praticamente il bucato. Io faccio tantissime lavatrici, poi bisogna stendere e poi bisogna ritirare i panni, poi bisogna metterli a posto, quindi ecco. E il pomeriggio lo dedicherò a questo. E quindi se farò la torta oggi non lo so, e quindi non so se la riprenderò. Va bene, quindi il cacao che io ne consumo tantissimo, poi questi non per me, ma per la mia bimba, la mia figlia che è grandicella, a lei piace tanto il Kinder cioccolato, anche a me piace, però preferisco il fondente, poi ognuno ha i suoi gusti. Questo è il suo preferito e quindi gli ho preso la confezione quella. La più grande, così almeno per un po' è a posto. Poi ho preso queste qui per fare colazione la mattina, che piacciono tanto a me. Io la so fare, la crostata, che non ho il tempo, lavorando anche fuori casa. L'anno scorso ho fatto più dolci, perché mi ero preso un anno d'aspettativa non retribuita dal lavoro, ma quest'anno non ho tanto tempo purtroppo per cucinare e far vedere quello che cucino. E mi fa piacere che le mie ricette siano così apprezzate, visto che io non è che sia una grande cuoca, insomma, faccio tutte cose veloci, veloci. E so fare anche la crostata, ho desiderio di fare una crostata o della marmellata lì, e non trovo il tempo di farla. E quindi la compro già fatta. Queste qui sono ottime, le crostatine all'albicocca Sigma sono ottime e costano un po' meno rispetto a quelle del Mulino Bianco. Poi ho preso questi ovetti assortiti per i miei familiari, io sto cercando insomma di lievitare un po', però un ovettino col caffè insomma va bene. Poi ho preso questi qui, sempre dicevo per i miei figli, ma anche per me ogni tanto, Kinder Bueno. Kinder Bueno. Allora, poi ho preso, rimaniamo in tema dolci, poi basta. Poi ho preso questa qui che era in offerta soltanto a 2 euro e qualcosa. Ora guardate lo scontrino come al solito. Io non so, ah sì, ce l'ho, è qui. Lo scontrino come al solito, eccolo qua. Di solito non lo trovo lo scontrino però questa volta ce l'ho e 2 euro e qualcosa, credetemi, era in offerta, si poteva scegliere fra con ganditi, sì, con ganditi, con canditi oppure senza canditi, e io ho scelto senza perché a me i canditi non piacciono. Ecco qui, quindi devo stare poi a levare, mi ricordo che sin da bambina stavo lì a levarli perché a me i canditi non, poi è questione di gusti, l'ho presa senza.
Ecco, così siamo a posto, perché poi finiscono queste cosine a poco prezzo e anche spiso. No, qui guardate, vedete cos'è? No, avevo lasciato in macchina la cambiata. Faccio vedere, questo non l'ho comprato, la cambiata perché ero andata in discoteca con un vestitino stile. Se volete vedere le mie imprese nella disco, andate a guardare su Instagram, le pubblico lì, perché lì si può pubblicare anche la musica in sottofondo, invece su YouTube la musica in sottofondo non si può, quindi pubblico su Instagram. E allora, siccome avevo questo vestitino Sila di 30 con le bretelline molto sottili, mi sono detta, io mi sto a preoccupare, ma poi se si rompono, io come resto lì? Se come resto lì, cioè come faccio? Perché mi sono sottili. E quindi mi ero portata dietro, ho detto non si sa mai, no? Una cambiata che avevo lasciato in macchina, tanto poi lì basta farsi mettere il timbro, in discoteca si può tornare in macchina e poi si rientra, ecco. E quindi mi ero portata come riserva questo bel vestitino rosso, vedete? Questo qui. Però quello ero indecisa veramente se indossare questo o quello. E quindi poi ho indossato quello. Non c'entra niente con la spesa questo. Però, siccome dalla macchina l'ho recuperato adesso, che sono andata a ballare 2 giorni fa, venerdì sera, oggi è sabato. No, oggi è sabato, scusa, oggi è domenica mattina. E sono andata a ballare la notte tra l'8 e il 9, tra venerdì 8 e sabato 9. Ecco. E oggi è 10, quindi ok. E quindi avevo questo vestitino in macchina per ogni evenienza, ecco. Ero indecisa fra questo vestito e quello, poi mi è arrivato, per fortuna che l'ho comprato online, mi è arrivato quello, allora ho messo quello. E poi anche un paio di collante neri, io porto sempre, non sa mai si strappano collante, no? Perché questi vestiti sono un po' corti, quindi poi se si strappano i collante si vedono, no? E quindi anche collante neri. Va bene, ed era rimasto in macchina sta roba tutto il tempo, va bene, lasciamo stare. Poi ho comprato dello speck. Questo, io l'affettato lo mangio, mi piace tanto. Io l'affettato, una fettina d'affettato ogni tanto mi dà forza. Diciamo col ferro l'emoglobina sono proprio al limite, proprio giusta, giusta, giusta. E quindi io ho bisogno, insomma, tanti legumi non li posso mangiare per motivi miei, insomma, perché soffro di colite, quindi ci devo stare attenta. Anzi, ci sono andata qualche settimana fa, ci sono andata giù di brutto con la verdura perché a me piace tanto. Ho mangiato verdura, cavolo, non finire e non sono stata poi tanto bene. Quindi, anzi, io dovrei mangiare la carne rossa, però a me non, la carne rossa non piace. Cosa ci posso fare? E quindi, una fettina ogni tanto di questo qua lo prendo. Poi, eccoli dove stanno i tortelli alla zucca. Però, intanto ho perso gli occhiali e ora come faccio? Ah, eccoli, c'è un grandissimo caos qui. Dunque, quindi questi sono i tortelli alla zucca, eccoli qua, i tortelli alla zucca, eccoli qui, buonissimi, anche questi. Io li preferisco a quelli con la ricotta ed erbetta, però insomma, preferisco questi. Però insomma, sono buoni anche gli altri, insomma, sono tutti buoni i tortelli. Poi ho preso, guardate, questo cibo qui. Ecco, questi panini già pronti, questi li mangio anch'io, che mi piacciono tanto, questi chicken burger. Ahimè, io lo confesso, a me piace mangiare la roba del McDonald's. Mia colpa, mia colpa, si dice tanto male del McDonald's. A me piace il McDonald's, però nel mio paese non c'è. Però quando vado a Reggio Emilia o a Modena o che ne so, a Correggio, io mi infiondo nel McDonald's e questo mi ricorda un po' il McDonald's. Mi piacciono questi panini qui, sono veramente buoni. Questi qui vanno soltanto messi in forno per 5 minuti, sono precotti. Questi qui hanno dentro del pollo di ottima qualità, questi chicken burger qui. Quindi mi ricorda il McDonald's, peccato che dove abito io non c'è, vabbè, comunque. E poi il McDonald's, guardate, è anche economico, quindi lo so, gli allevamenti intensivi, ma infatti non ci vado mai perché abito in un posto dove non c'è, quindi adesso non mi dite su, però 2 volte all'anno, 1 o 2 volte all'anno che riesco ad andarci, ci vado volentieri, lo ammetto, poi anche i dolci del McDonald's sono buonissimi, ecco, e costa anche poco. Allora, ci sono stata quest'anno quando una sola volta a quello di dov'ero? A quello di Correggio sono andata una sola volta. Ecco. Ecco, quindi una volta all'anno ci vado perché è difficile che vada, insomma, che esca fuori, diciamo, da questo, dal paese dove abito. Quindi quando vado. Va bene, chiudiamo questo discorso. Allora, quindi il chicken burger con pane di sesamo pronti in pochi minuti, eccoli qua. Scusate la frangia, adesso me la devo lavare e fonare, così domani quando vado al lavoro ha un aspetto migliore, perché ho preso anche la pioggia che sta piovendo. Quindi a volte mi lavo soltanto la frangia e la fono una volta ogni 2 giorni, una volta ogni 3 giorni. Qui hanno preso la pioggia, perché sono andata. Vabbè, quindi chicken burger, ne ho presi due, costano poco. Sui 3 euro, quindi praticamente uno fa la cena a 4 persone con uno ciascuno di questi che sono belli grossi e sono, vi assicuro, buonissimi. Poi,
Poi ho preso questo qui che era in offerta 2 euro e qualcosa, l'auricchio. L'auricchio, eccolo qui, che è il provolone piccante, a me piace tanto. Questo auricchio qui era in offerta, provolone piccante, l'originale, l'originale. Ci sono anche altri, ad esempio, il provolone del Sigma, il provolone della Coop, che costano un po' meno rispetto all'auricchio e sono buoni lo stesso, però ho visto che l'auricchio era in offerta e l'ho preso. Ma poi al volo, perché c'era tantissima gente, per cui non si poteva neanche, diciamo, andare tanto facilmente da un settore all'altro. Comunque, per fortuna non avevo tantissimo da fare oggi, quindi. Poi ho preso il parmigiano reggiano, ora il prezzo di questo non lo so, parmigiano reggiano è 24 mesi, questo qui. Guardate, l'ho preso così, diciamo, non dico a occhi chiusi, ma quasi, non c'era scritto neanche il prezzo, c'era scritto il prezzo forse al chilo, ma io non ci ho guardato, l'ho afferrato in fretta perché sennò ero ancora lì, diciamo, con tanta gente che c'era, non si riusciva neanche a scegliere più di tanto ad andare da una corsia all'altra, cosa proprio. Quindi l'ho preso, ho detto quanto costa, adesso lo guarderò qui, ma non mi interessa. L'ho preso altre volte, buonissimo, il prezzo è accessibile, qui il prezzo non c'è. Comunque l'ho preso lo stesso, anche senza sapere il prezzo. Sarà stato scritto da qualche parte, indubbiamente, secondo me era scritto lì sul bancone, ma io non ci ho guardato. Vabbè. Poi, che altro ho preso? Allora, poi vi dico il prezzo magari totale di tutte queste cose qui. Ho preso dei tramezzini che fanno sempre comodo, anche la sera, a volte i miei figli escono fuori per conto loro, no? Con gli amici, eccetera. Io sono qui da sola, qui si è chiusa l'anta, si è chiusa. Vedete, si è chiusa l'anta. E la luce ancora di più, perché il mio cellulare ha l'illuminazione automatica, questo, non mi ricordo mai che tipo di cellulare c'è, infatti quando ho comprato la cover dai cinesi, ho detto ma che tipo è? Gli ho detto un tipo invece di un altro, mi pare che è un Samsung a 20 oppure a 40, ecco vabbè. E quindi sono contentissima di questo telefono che ho da 2-3 anni, e quando addirittura l'illuminazione fuori diminuisce, aumenta la luminosità. Infatti vedete adesso praticamente un'imposta si è chiusa, poi andiamo ad aprire così vi faccio vedere le imposte. Vabbè, quindi questi tramezzini farciti, l'ho presi dunque tonno e maionese, e quest'altro è prosciutto cotto e scamorza affumicato. Ok, c'erano anche i gamberetti, però io non vado matta per i gamberetti, sembra strano, a tutti piacciono. E i gamberetti così nei tramezzini non tanto mi piacciono, ma sono buoni lo stesso, però cioè i gamberetti devono essere freschi, sono un po' fissata, devono essere freschi, comprati dalla pescheria, eccetera, così se no non li mangio. Vabbè, questa è una mia cosa personale. Vabbè, poi non avete l'idea di quello che ho qua sopra, devo andare a cucinare. Va. Allora, poi il maionese, questa costa un po' di più, la Heinz, si dice così, però a me piace tanto, a me piace tantissimo la Heinz, quindi maionese originale Heinz, quindi l'ho presa. Non è che l'abbia pagata 2 euro e qualcosa, non è che voglio dire, non è tantissima, c'era anche la confezione più grande che costava il doppio quasi, sono 200 ml, allora c'è anche la maionese light e tutto quello che si vuole, però cioè la maionese deve essere, a me piace la Calvé oppure la Heinz, o deve essere, o anche la Kraft è buona, però più grassa è, migliore è. Questa non è che sia, secondo me, tanto grassa, io poi non me ne intendo, non vado a vedere, però è saporitissima questa Heinz. Per me, per il mio gusto, per il mio palato, è la migliore, senza niente levare naturalmente. Infatti avete visto in altri video anche la Calbè e anche la Kraft. Mi piacciono. Dipende da quello che trovo, cosa ho fretto, no, afferruto. Ad esempio il miele, avrei voluto. Sì, questo qui Ambrosoli è buonissimo, è buonissimo. Mi ricorda la propaganda delle caramelle Ambrosoli di quando ero bambina, al carosello, che faceva dolce cara mammina, la più bella mammina. Ah, ta, tan, ta, ta, tan. E poi diceva dammi una caramellina, tan, tan, tan. Ed era la caramellina Ambrosoli col miele Ambrosoli dentro. Infatti io avevo le caramelle, scusate se sono stonata, ma oggi ho anche la gola un po' così. quindi ho preso questo qui che è un po' più caro rispetto all'altro. Stavo a guardare, ma era pieno di gente, c'erano una mamma e una figlia che stavano 3 ore davanti a me per scegliere il miele. Allora, per fare presto, perché poi dovevo andare anche in altre. Ho afferrato il primo che è capitato perché è buonissimo, il miele Ambrosoli forse è il migliore in assoluto. Però volevo vedere se c'erano dei mieli locali a prezzo inferiore, ma tanto voglio dire, perché vi ripeto, la mattina adesso il tè col miele non me lo leva nessuno, non me lo leva nessuno. E questo qui veramente buono, casa fondata nel 1923. Ah, quanti ricordi su quella canzone, bella, dolce, cara mammina, la più bella mammina.
Tanta, tanta, tanta. Quanti ricordi? Mi ricordo mio padre e mia madre che cantavano la canzone. Vabbè, chiudiamo. Allora, quindi questo miele ambrosoli qui, dunque il prezzo ora non me lo ricordo, potrei guardare qua. È venuto su 3 euro e qualcosa, eh? Quindi va bene. Allora, tutta questa roba qui, ah, poi mi hanno dato anche, era un po' che non andavo, sempre gentilissimi, e mi hanno dato anche dei punti che servono o per la scuola o per prendere, ah, questo è lo zafferano per fare il risotto con, appunto, con i funghi, con i funghi, e io ci metto anche lo zafferano. Ok, quindi le due buste le mettiamo lì, mi hanno dato anche i punti che servono per la scuola, per avere delle cosine per la scuola e anche per, non ho ancora letto, perché sono appena tornata, ho anche dei regali, questi regali, queste ciotole. Io appena ho visto le ciotole ho detto sì, perché io le ciotole ne ho tantissime, non mi bastano mai, sinceramente per me le ciotole sono essenziali. Poi ci sono anche le biscottiere, anche queste sono essenziali per me. E quindi cioè, dal 19 febbraio al 12 maggio, Sigma, quindi con i punti, ogni 10 euro di spesa, riceverai un unico tagliando contenente un bollino adesivo da utilizzare. Vabbè, comunque ho accettato, cioè accettato, ho preso volentieri. Ah, ci può avere anche un tostapane, spremiagrumi, varie cosine, ma io soprattutto a me interessano le ciotole. Poi ci sono anche le tazze, i bicchierini da caffè, la ciotola cereali, verde e blu, insomma, vabbè. Ora poi magari vi dirò qualche altra volta perché adesso devo andare. E tutta questa roba qui, ah, ecco i punti, ah, che poi si staccano da qui, che poi si sa, beh, poi dopo guarderò con calma, si staccano da qui e sono anche i punti mi hanno detto che servono anche tagliando scuole sport, quindi si possono avere dei regali per scuole sport oppure anche questi utensili che vi ho fatto vedere, la ciotola, lo spremiagrumi, eccetera. Non so se aggiungendo o no del denaro, perché ripeto, sono appena arrivata, però... se c'è da aggiungere, sì, c'è da aggiungere qualcosa, ma non tantissimo, Ecco qui. Poi per le altre offerte, quelle sport, non lo so, se c'è da aggiungere oppure no. Quello non lo so. Quindi, vabbè, non ho avuto il tempo di guardare, tutto comunque interessante. È interessante. Va bene, tutta questa roba qui che vi ho fatto vedere, tutta questa roba qua, aspettate che tolgo l'indirizzo, vabbè, che poi voglio dire, non c'è niente di che. Tutta questa roba qui. Tutta questa roba, che scontrino, tutta questa roba qui l'ho pagata, mi hanno fatto anche lo sconto. L'ho pagata, dunque, l'ho pagata 90 euro, veniva un po' di più, secondo me mi hanno fatto poi lo sconto, perché ogni tot punti io ho la tessera, fanno anche lo sconto. Tutta sta roba qua 90 euro, direi, guardate, per i prezzi che corrono, anzi mi sono stupita perché ho preso tantissima roba, come avete visto. Quindi 90 euro che potrebbero sembrare parecchi, però di questi tempi, che sta rincarando tutto. Allora, volevo guardare un attimino, sì, dunque, il parmigiano reggiano che vi ho fatto vedere è 10,50 euro, quindi un bel pezzo, voglio dire, quando è mezzo chilo, quindi non è neanche tantissimo, quindi bene, bene. No, mi stavo chiedendo se lo sconto era dovuto, cioè se c'era, perché ho sentito 10 euro di sconto, mi è sembrato di sentire così, e sono state registrate 90 euro, comunque 90 euro, buono. E poi tutti questi meno che vedete, per l'appunto, derivano, credo, dalla tessera che io ho. Va bene, vedete che sono, ogni articolo poi ha avuto un ulteriore sconto, eh? Non sono molto brava a illustrare queste cose, non sono brava magari a illustrarmi i prodotti, a dire i miei gusti, però poi a fare i conti, insomma, guardo il conto totale, tutta sta roba, qui, tutto pieno il tavolo, 90 euro, direi che è andata bene. Va bene, allora io vi saluto, vi ringrazio e a presto con un video, come dire, più frufru, più frufru, quindi diciamo... E con cose un po' più così, così ineleganti, così ineleganti. Ciao. Ed ecco le mie imposte nuove, vedete? Vedete come sono belle? Adesso mancano le cornici, devono mettere le cornici, però ormai ci siamo, vedete? Ora c'è anche la zanzariera, c'è anche la zanzariera, così, vedete? Così quest'estate non dovrò... Non dovrò ricorrere alle... Peccato che non dovrò ricorrere alle solite pomate che vado a comprare. Si può anche aprire per così. Devo ancora imparare.
E anche così, vedete che belle, in pandan col pavimento. Poi mi si è sbrecciato lì, devo far riparare lì, mi si è sbrecciato quando hanno levato praticamente la balaustra. Quindi lì non mi piace che si veda così. Vabbè, comunque, vedete che belle, belle le imposte, quindi alla fine, vedete, in pandan col pavimento, e quindi sono contenta. Ecco, così vedete, siamo tutti uguali, tutti uguali. Ah, c'è anche la zanzariera laterale qui. Vabbè, comunque. Oh, mamma mia. E qui guardate che caos. Vabbè, sarà bene salutarci. Ciao, carissimi. Ciao, ciao, ciao. Vado a mettere a posto tutto.